19. Cosa ci fai qui? Perché Un'intervista per il giornalino. Anch'io un'intervista per il CAV. il servizio civile? Perché allora è molto affine con quello che sto studiando, ma anche e soprattutto a livello personale, perché l'aiuto che ho ricevuto da piccola volevo donarlo alle persone che venivano qua ed era anche un modo per ringraziare la vita. Perché il servizio civile? Allora, perché l'anno scorso ho fatto un mese di volontariato qui al Centro Aiuto Vita e che mi è molto piaciuto, mi è molto rimasto impresso e di conseguenza vorrei appunto continuare questa esperienza, diciamo, di volontariato facendo il servizio civile. Perché il servizio civile al CAV? Perché l'ho conosciuto tramite amici di famiglia e io ho comunque esperienza in Centro Aiuto Vita di Verona, l'ho fatta. E dato che mi era tanto piaciuto perché erano sempre con mamme e bambini, e anche qui sempre mamme e bambini, ma si occupano di due cose differenti, quindi ho avuto anche il modo di paragonarli e tutte e due le esperienze mi sono piaciute tantissimo. Perché il servizio civile al CAV? Allora, al CAV, perché il CAV appunto si occupa di, diciamo, offrire assistenza e disponibilità a mamme in gravidanza, bambini, famiglie in generale. E a me appassiona molto questo ambito, per cui penso sia il centro perfetto per me. La prima cosa che facevi quando eri in servizio. Allora, aprivo il cavo e accoglievo le persone. La prima cosa che farai quando sarai in servizio. Allora, penso di accogliere le mamme, i genitori, i bambini, di giocare con i bambini, cercare di renderli felici e aiutare in generale chi ha bisogno. Descrivi con una parola l'essere volontaria. Disponibilità e soddisfazione. In tre parole, com'è stato il tuo servizio civile? Allora, istruttivo, divertente e soprattutto mi ha reso molto felice perché ho conosciuto molte persone. In tre parole, come pensi che sarà questo tuo servizio civile? Allora, tre parole, felicità, disponibilità e divertimento. Una tua qualità che pensi di aver donato? Ascolto e empatia. Qualità che pensi, di lasciare o che vorresti donare? E la sensibilità. Il tuo consiglio a Lilia per il prossimo servizio? Ah, ok. Allora, io ti consiglio di viverti al massimo questa esperienza perché comunque, oltre ad essere molto istruttiva, è anche divertente. Tanto ti stufa lo stesso. Il tuo consiglio a Carolina, il tuo consiglio a Carolina per il futuro. Allora, ti consiglio cioè, di continuare a fare ciò che ti piace e ciò che ti rende felice e di goderti la vita al massimo. Salutatevi. Ciao! Ciao.